Ciao a tutti amici di GamerScreed, qui è Shinigami E Jill. e quest'oggi continuiamo con il gameplay di Dark Souls. Hey! Prepare to die Edition. a Mammeta. Allora, Ciao, Dume. che due? Boh, così. E nella serie abbiamo sconfitto il La farfalla della luna. Che bellina. e Il demone. Khan. Abbiamo preso l'anello di Artorias. E abbiamo sbloccato una scorciatoia. Shinigami si è fatto ammazzare da questi. Shinigami No. si è buttato nel vuoto per uccidere questi. Esatto. Cioè, non muore contro i boss, ma muore cadendo dai burroni. I veri pro fanno così. Giusto. Come potete vedere. Brilliamo di luce propria. No, non è quello. Come Non è quello che dovevo dire. La scorciatoia qua È sbloccata? sbloccata. E questo lo ammazziamo. Lascialo stare che ti vende. Buona! No! Ok. Shinigami ha istinti molto omicidi. Prendete Allora, quell'oggetto tutto a no, non è sinistra. vero, non prendetelo, non serve a niente. Prendilo, Passiamo di è qua. l'umanità! Prendiamo sto oggetto. Preso. Non l'hai preso. Ah, non è un'umanità, scusate. Però almeno l'ho preso. Entriamo qua. Entriamo qua. Spaccate tutto. Perché non si sa mai. Oh, oddio, che palle questi. Che Dietro ce n'è uno, mi sembra. Infatti. mi ha preso? Anima di guerriero senza nome. Qui c'è un macellaio. Salite sul tavolo. Mi ha distrutto il tavolo! Come osi? Devi Caeva. pagare i danni. Tanto quello non si arrabbia fino a quando noi gli distruggi il tavolo. Ma sei scemo? Te l'ho detto. Guarda come si muove. Madonna. Che È morto. suono ha fatto? Dai, droppami la testa. Che Il cappuccio. Questi droppano la mannaia. non è è un'ottima arma. E il cappuccio da macellaio. E qua c'è un tizzone grande Da che portare serve per fare sempre. le armi grandi. Ma non è vero. Serve per potenziare, mi sembra, fino a più 10 il tizzone grande. Può essere. Beh, sì. Comunque, Qui! Come qui c'è il potete nostro. vedere c'è un imbecille bloccato in un. Che sta per diventare il pranzo dei Esatto. macellai. Laurentius. Qua, guardatevi dietro. Cioè, per dire. Che bello che è. Sacco! Eccolo! Sì! Qua possiamo entrare perché abbiamo la chiave universale, perché altrimenti dovremmo fare un giro della Madonna, recuperare la chiave e aprire questo falò. Aprire Aprire. la zona per Ah, ok. riposare questo falò. Guardate lì chi c'è. No. Un topo gigante. Ma sta seconda? No, qui è chiuso. Allora, andiamo in una zona un pochino strana che io non me lo ricordo Sì, è neanche. molto labirintica sta zona. Fate attenzione perché è piena di tope. Che per fortuna si sciottano. C'è un oggettino. Ascia grande. Andiamo? Ok! Qua c'è uno stregone. Come potete vedere dal candelabro. No, scherzo, è un tridente. Ecco, quando fa così, questo. Cos'è che fa? Si potenzia, mi sembra. Sì, si baffa. Si buffa. Sì, c'è così. Ah, ok. E buffa anche i nemici che ci sono ovviamente vicino a lui. No, 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 no. Attenti, attenti al respiro di queste rane. Cazzo, abbiamo una resistenza alla maledizione bassissima. Mi tocca scappare perché questi sono parecchio pericolosi, conviene farli fuori uno alla volta. Loro infliggono uno status che non è tipo come il veleno che, insomma, vi toglie vita in modo progressivo. Appena vi infligge sto status, si muore. Esatto. E ci sono E andato molto vicino io. esatto. E questo status, che appunto è la maledizione, comporta anche la vita dimezzata praticamente quando tornate al falò.
È molto pericoloso. Ho voluto rischiare, però dire che ne valsa la pena. Qua, se siete in forma umana, verrete invasi da un NPC. E qua c'è un grande. Mi sta simpatico. Allora, intanto possiamo prendere un gesto. Gioia. E poi possiamo acquistargli la resina, che se non sbaglio è utile contro quello che dove dobbiamo andare adesso. Mi sembra di sì, ma non la puoi equipaggiare alla cosa. Lo so. Allora, torniamo umani. Ok. Vediamo se possiamo fare due livelli. Ok, ci speravo. Perfetto. Possiamo equipaggiarla. Se non pesa un quintale assai. E mezzo. Vediamo. Beh, 20 su 55. No, va benissimo. Siamo sempre in semifast. E qua potremo evocare due. Oh, non era qua. Forse più in giù ancora. Comunque ricordati di far fuori un tizio qua. Infatti. Quale tizio? Lo stregone. E dov'è? Dovrebbe essere da queste parti, perché ti rompe le scatole contro. Eccoli di nuovo tutte e due. Balestra pesante. Io mi ricordo che c'è un. Forse alto. Abbiamo evocato il nostro amico Soler, adesso evochiamo il nostro amico Lothrek. Ci siamo! Questo non è un boss opzionale. Beh, sì, potrebbe essere un boss opzionale anche questo, perché è opzionale solo se avete la chiave universale. Se non avete le chiavi universali, e i primi due, i boss che abbiamo fatto fuori fino adesso non sono opzionali. Entriamo. Quando è venuto fuori la prima volta io ho detto: ma cos'è? Beh. Un coccodrillo, mi sembrava un coccodrillo. Tutti pensano sia un coccodrillo. Però poi, insomma. Invece poi è il demone vagina. Drago. Il drago vagina. Sì, anche se mi incinto. E guarda, panzone. Guarda il panzone. Si vuole abbracciare. Eccolo qua, che non so come fa a vedervi visto che la testa ce l'ha tutta indietro. Adesso ce l'hai in avanti. 290 gli abbiamo tolto. Ah, giusto. La coda. Lui. Come quasi tutti i boss, droppa un'arma se gli tagliate la coda. Parlerà più Jill in sto combattimento, perché se io sono impegnato col boss. Esatto. Eccola! Ascia bipenne del Red Drago. Ovviamente c'è anche il. C'è anche il vantaggio a tagliargli la coda. Perché se gli tagliate la coda. Non può più fare la spazzolata con la coda. Spazzolata? Vabbè, sì, scusa. Ognuno ha i suoi termini. Quindi potete stargli dietro tranquillamente. Che. Oh! Vi prende lo stesso. Quasi one shotato, Vi prende lo stesso. Esatto. Meglio se mi fullo la vita, perché come avete potuto vedere mi ha quasi one shotato. Vai Soler, cosa sta facendo? Aspettate, ti sta guardando. Ah, ecco come ti ho preso con la zampa. Ha vomitato, schifezza. Corri, cogliona. Basta, andata via. Combatti Soler. Oh, vai. Eccolo. Che feo è Soler. Ti ha preso con quello spruzzo di coda che gli è rimasto. Perché non l'ho preso? Boh. Non lo sto prendendo. No. Ah, perché ha fatto la presa. Ah, ecco. Stavo mangiando Lothrek. Occhio. Ho avuto paura per un momento, ma proprio paura paura. Bravo Soler. Vai Soler! Lothrek
è stato sconfitto. Fai schifo, Lautrec. Solair, siamo tutti con te. Ce l'ha con te. Le. Morto. Vieni, dai. Chiave della città infame. Grande Solair. Bravissimo. Umanità gemelle, osso del ritorno e medaglione solare. 25.000 anime che sono una mana dal cielo. Esatto, adesso ci aumentiamo un bel po' di stamina. Tanto, sì. E anche vitalità. E e depredate un po' qua. Cuoio rinforzato. Allora. Basta, mi sembra che c'è solo il set. Mi sembra di sì. Useremo un osso del ritorno perché non c'ho voglia di fare 2 metri. Tanto non passeremo dalla porta che vi abbiamo fatto vedere per arrivare alla città infame. Passeremo da una zona, praticamente dalla zona dove potevate andare dall'inizio se avete la chiave universale. Ah, non aumentate mai resistenza. Non mi ricordo se l'ho detto. Comunque è tipo, è la statistica inutile di Dark Souls, del primo Dark Souls. Perché le resistenze comunque aumentano, anche se, come potete vedere, anche aumentando vitalità, per esempio, aumenta la resistenza, la difesa. Con la resistenza vi aumenta di extra solo quella avveleno, mi sembra. Comunque possiamo fare 4 livelli. Fai 2-2. 17-17. Perfetto. Siamo usciti dalle fogne, ragazzi. Borgo dei non morti. Ora ce ne torniamo su e vi faccio vedere dove passeremo per la città infame. Di nome e di fatto. Esatto. Quasi quasi, già che ci siamo. Visto che... Ma perché mi hai detto questo, vero? Sì. Prendiamone almeno 5. Poi capirete perché. Ok. Olè. Allora, qui abbiamo il nostro amico che abbiamo liberato. Yeah, I have mine. Oh yeah, I think you have it. I'll be pleased. Ah. Yeah, wonder. I'm sure that. Dovevo rispondere no, cioè volevo rispondere sì, ho risposto no. Vabbè. Esatto. Che culo. Siamo alla piromanzia. Ci darà l'arma con cui possiamo fare le piromanzie, appunto. E venderà. Ci venderà le prime piromanzie che... Cioè la sfera di fuoco 8.000 anime costa. Sì, per milioni dov'è. Tanto non useremo le piromanzie. No, facciamo... Puro guerriero. Comunque... Non volevi usare i miracoli. Eccolo, Trek. Che ti sei fatto ammazzare. Ecco. Di cosa sta parlando? Di lei? Sì. Lo vuoi fare? Allora, praticamente lui vuole andare alla città infame. Però se ci andate prima voi, lui nel frattempo farà una cosa brutta. Esatto. E se noi adesso dopo non potremo più praticamente utilizzare questo falò, dopo quello che succederà, finché non andremo avanti nella sua quest. Però molto avanti. Grande! Ora! Perché lo abbiamo fatto? Perché lo abbiamo fatto? Perché Lautrec ucciderebbe la guardiana del fuoco. Perché sono uscito? Perché se no non mi dava quello che droppava. 5 umanità. E l'anello della protezione, che è forse uno degli anelli più utili di Dark Souls. Perché aumenta i punti vita, l'energia, il carico e il carico massimo. Si rompe se rimosso, quindi se lo mettete non si può più togliere. Esatto. Però direi che ne vale assolutamente la pena, perché come potete vedere già l'energia è aumentata, la vita è aumentata, l'energia è aumentata. E veniamo. Qua mi sembra sempre uguale. Esatto. Comunque non mi aspettavo che volasse giù, cioè non è una cosa voluta quella che ho fatto. Però è stato bellissimo. E così in questo modo abbiamo salvato la guardiana del fuoco. Esatto, perché l'avrebbe uccisa. Noi qua avremmo trovato un globo al posto suo. Esatto. Che una volta arrivato in un certo punto, che poi vi diremo, ci avrebbe fatto usare.
Se non ci dimentichiamo. No, non ci dimentichiamo. Quindi comunque potenzialmente abbiamo salvato. Tanto l'Otre che non potevamo più evocarlo, non era più nel suo, quindi era diventato un personaggio inutile. Esatto, oltre che ostile. Avremmo avuto 5 fiaschette sempre in meno, perché avrebbe ucciso lei, il fuoco sopra di lei, il fallo sopra di lei non... sarebbe stato più utilizzabile. Esatto, non potevamo più utilizzarlo, quindi le 10 fiaschette, ciao. E soprattutto non potevamo utilizzarlo per riposarci e quindi per tutto. E quindi ha fatto un volo giù di sotto. Esatto. Non voluto, però l'ha fatto lo stesso. È stato molto coreografo. Da qua si va per due location. Una altamente sconsigliabile per due motivi. Prima, non possiamo farci niente tecnicamente ancora lì, perché per affrontare il boss della zona dobbiamo fare altre robe ancora. E praticamente è tutta questa parte che si vede in lontananza. Però vi faccio vedere bene. Esatto. Vi faccio capire anche cosa intende Jill. E qua, guarda caso, troviamo due maledizioni transitorie, due di quegli oggetti. Ora vi faccio vedere perché non è consigliabile andare in questa zona adesso. Oltre che per questo motivo, anche per quello che vi ho detto prima, perché non possiamo far fuori il boss dell'aria. Esatto. Li vedete? Vedete che sono... fantasmi. Non possiamo farci niente. È inutile che mi faccia togliere vita come un deficiente. Non possiamo fargli niente, loro ci attaccano, non possiamo né pararci e né colpirli. Quindi saremo praticamente completamente alla loro balia. Esatto. E a meno che non usate la maledizione transitoria. Con la maledizione transitoria è possibile colpirli, pararsi dei loro colpi, eccetera. Però è a tempo. Esatto. Non è che la usi una e è a tempo. Sempre. Costa 4.000 anime, che come potete vedere adesso come adesso è un costo troppo alto. Questo... ah, tranquillo, eh. Esatto. Adesso qua faremo vedere un altro NPC. Esatto. Che è un fabbro magico praticamente. Ricard. Divine. Ecco qua. Come potete vedere, appunto, è un fabbro, come ha detto Jill. Ci venderà anche roba per i stregoni. Esatto. E evolvendo. Vabbè, sì, non abbiamo no, a parte quello non ha neanche. Bisogna ripararlo l'equipaggiamento dopo un po' questo. Perché mi sembra che non si. Mi sembra di sì. Comunque, ok. Prendiamo questa parte qua. Che non è da dove siamo arrivati. Attenzione, siamo arrivati di lì noi. Mi sembra. Sì. Adesso faccio una figura di merda. No, siamo arrivati di. Qui. Se non avete la chiave universale, non potete col cazzo che passate. Esatto. E passate soltanto dalla zona che vi abbiamo fatto vedere, dove c'era il tizio di Zena. Che non è difficile di più. Esatto. Perché a parte che è labirintico, cioè è facilissimo perdersi. E poi ci sono un sacco di nemici strani. Che non ho voglia appunto di. C'è un altissimo tasso di avvelenamento. Tossicità. Che è peggio dell'avvelenamento. Esatto. E poi su PC i cali di frame regneranno sovrani. Anche su console, la città infame è proprio tecnicamente fatta male. Però su PC è qualcosa di abominevole. Esatto. Vi faccio vedere uno solo dei nemici che incontreremo in questa nuova area. Proviamo a aggrarne uno. Ho detto uno. Vediamo se riusciamo. Allora, due sono un po' troppi, mi sa, per il momento. Come vedete, questi avvelenano. E gli togliamo davvero poco. No, gli togliamo un casino in mezzo. Sì. Oh, ok. Il drop di questi nemici quando lo fanno è da evitare. Non è vero, perché può droppare. Questo sì, ecco. Escrementi. Ma se avete culo, con un po' di culo, vi potrebbe droppare la loro arma, che è veramente forte. Se non avete già un'altra arma forte, tipo quella che abbiamo noi adesso. Esatto. Comunque ce n'è un altro, che se andiamo con un po' di accortezza, dovremmo iniziare subito con
Ecco, non fate come me. Praticamente. Così dovevamo fare. Cioè, questo c'ha... Ah no, ce l'hai i pantaloni. Sembrava avesse il culo nel cuore. Boh, va bene. Escrementi. Che bello. Comunque danno 500 anni. E questa, ragazzi... È la città infame. Ok, ragazzi. Diciamo che per questo episodio è tutto. E ci vediamo al prossimo episodio. Quindi... Praise the sun. Ciao a tutti. E praise the sun, sì. Da Shinigami e da Jill. Ciao. Ciao.